Nacqui, morendo nella vagina di mia madre, la vita mi aveva già detto tutto. È l'inizio della storia raccontata da Sara Penelope Robin in Tarantelle Condominali, storia di quella che fa i TikTok, edito da Rizzoli. Un libro divertente, esilerante, nuovo, interessante, ehm, intelligente, con tanti spunti di riflessione. Ma andiamo con gradi, i protagonisti: Penelope e Saverio, alias Robin, due personaggi molto diversi l'uno dall'altro, che sono costretti ad incontrarsi, a interfacciarsi perché ereditano una corte nei quartieri spagnoli lei è un po' principessa alla ricerca della direzione della propria esistenza è una sentimentale lui è sicuramente più disincantato nella provincia napoletana dai Caimano per l'esattezza e quindi rappresenta un po' l'elemento più ruspante del duo e della coppia che si è andata a creare, all'inizio i rapporti dell'uno con l'altra non sono semplicissimi proprio perché sono due persone così diverse, ma sono costrette come dicevamo precedentemente a Interfacciarsi perché devono risolvere il problema di questa eredità e si recano quindi in questo luogo dove incontrano i vari abitanti di questo condominio, che sono tutti diversissimi e che all'inizio mostrano una certa ostilità perché temono di eh, perdere eh, la loro abitazione. Poi ci sono due gatti che un po' svolgono la funzione di cicerone, ehm, accompagnano i nostri due protagonisti alla scoperta dei, delle figure che abitano in questo condominio. Alla fine però poi ci si rende conto perché il romanzo la storia, in effetti, è un vero e proprio, una vera e propria rappresentazione teatrale, ci sono delle scene eh, e anche questo è molto particolare perché il lettore si trova di volta in volta eh, su un palcoscenico e scopre quella che è la scena che in quel momento ha, merita di avere la nostra attenzione. Alla fine però ci si rende conto che in fondo il condominio di cui si parla e quindi le tarantelle di cui si parla sono quelle che noi abbiamo dentro di noi. Perché, come dicevamo all'inizio, nasciamo dalla vagina di una donna, ma è anche vero che nel corso della nostra esistenza dobbiamo rinascere a noi stessi, nel senso che dobbiamo trovare un equilibrio tra tutte queste parti che si animano e si agitano sono lì resilienti all'interno di noi e quindi c'è Penelope che rappresenta la parte femminile, l'anima, poi c'è Saverio alias Robini che è un po' la parte maschile, quindi la necessità di dover mettere in contatto queste due parti che molto spesso vanno in conflitto e poi d'altra parte c'è il corpo, il corpo che è un po' eh, rappresentato dalla mente. È la casa eh, che eh, necessita di avere come dire un accomodamento di avere un'organizzazione che consenta all'anima eh, di poter eh, come dire eh, trovare la propria forma espressiva e quindi è un libro che eh, è denso di, di tante cose però riesce a raccontarle in un modo sicuramente nuovo come dicevo all'inizio e anche in un modo molto Molto, eh, curioso ed intelligente perché poi alla fine eh, noi ci ritroviamo in tutta questa confusione di queste tarantelle perché sono quelle che sono anche dentro di noi e poi alla fine eh, in questa rinascita eh, nascerà quella che è Sara la Sara che è presente in ognuno di noi quindi consiglio vivamente questo libro per sorridere ma anche per riflettere alla prossima